Bentornati cari amici al Festival del Cinema Indipendente, siamo in compagnia di Maria Luisa d'Ippolito, il capo della delegazione di Foggia del FAI, alla quale rivolgiamo subito una domanda. Le sue impressioni sulla giornata di oggi e sul coinvolgimento dei giovani in questa iniziativa? Ma intanto vedo che il coinvolgimento dei giovani è stato massiccio perché la sala è piena, quindi vuol dire che così come ho organizzato il festival ha una capacità di attrazione, a parte la giornata libera, ma evidentemente anche le tematiche sono sentite. Iniziativa ottimale nella quale siamo stati ben contenti di poterci inserire insieme alla provincia perché la tematica che stiamo trattando è di interesse nazionale. Il problema della salvaguardia del nostro mare è un problema che riguarda la provincia di Foggia, ma riguarda tutta la parte costiera e tutta l'Italia che è una penisola, quindi l'eventuale danneggiamento dell'ambiente marino, tenuto conto che il termine ambiente per il FAI è un termine nella sua accezione più ampia. Il FAI si interessa dei monumenti, si interessa della salvaguardia della storia, dell'ambiente inteso nel senso più ampio. Quindi mi sembra che siamo in tema perfettamente con la giornata e queste iniziative rivolte ai giovani credo che siano estremamente positive. Benissimo, ringraziamo la nostra ospite per la sua disponibilità e con voi, cari amici del Festival, ci rivediamo in sala per le proiezioni dei lungometraggi in concorso e alla Festa del Cinema il 7 e l'8 di dicembre. Grazie a tutti e arrivederci.